particolare, che questa sera addirittura è in veste di poetessa. Io non lo sapevo che scrivesse anche poesia, però stasera non la facciamo dire prima la poesia, la facciamo dire dopo. Intanto la stacchiamo un po' questo momento con un momento musicale. Questo microfono, sì. Io devo dire questo aneddoto, perché è talmente bello, di questa donna straordinaria. 15 giorni fa ero appiccicata al computer, qualcuno è venuto a casa, mi hanno trovato la Diana qui insieme a un'altra amica, e io dico: ragazzi, non mi dite niente, state qua a prendere il caffè, quello che vuoi, io sto lavorando. Cercavo di ultimare. Lei mi chiama alle 8 di sera e dice: Lucia, dimmi tesoro. E dice: ma io sto davanti al comune, mi è chiuso, ma da dove devo entrare? 15 giorni fa, si è anticipata di 15 giorni, talmente la gioia di stare con noi, e 15 giorni fa già ero davanti al comune. Straordinaria, grazie. È stata una cosa che ci ha fatto un po' di città sera da ridere. Bella, bella. Cosa simpatica. Grazie a te. No, l'ho detta perché è una cosa simpatica. No, una cosa simpatica, infatti non c'era un'anima. Ma che c'era un'anima? Vi siete già andati? Forse questo, ma da dove? Poi l'ho chiamata, ho detto: Lucia, ma da dove si entra? Ho detto: ma per andare dove? Io sto qua al comune. Quindi me la immagino tutta preparata, tutta truccata, sapete, per l'evento. Dice: no, perché stiamo girando da un'ora. Madonna. Che caro quel marito che l'ha accompagnata fino a qua, guarda, tanto paziente, bravo. Ma per amore si fa, infatti, okay. Per amore. Allora, lei Fiorella Sipe, nella vita fa l'avvocato, però ha una voce straordinaria, adesso ve lo direte voi, qualcuno già la conosce, e viene da Nola. E cosa ci canta questa sera per omaggiare questo San Valentino? Diciamo che omaggiamolo con It Vorria La Sa. È più bella di così, si muore. Un applauso a Fiorella Sipe. Thank you.
bellissimo, ma sempre molto molto emozionante. Poi da Lucia è un'altra storia. Grazie, troppo gentile. Poi dopo ti faccio declamare anche la poesia e cantare ancora, perché grazie. Sicuramente ti vorranno ancora ascoltare.